Grazie per essere venuti. Presenterò uno use case per descrivere una metodologia che abbiamo usato, ho usato il mio precedente datore di lavoro, per migliorare l'infrastruttura di mail che avevamo. Quindi il talk non parlerà di nessuno strumento specifico, ma è focalizzato sulla metodologia che abbiamo usato. Una cosa importante da dire è che questo è successo in una società che non faceva, o in un gruppo, in una società che non stava applicando metodi DevOps. Quindi può essere una buona notizia per voi, nel senso che non potete cambiare la società in cui lavorate, però magari qualcosina nel vostro piccolo riuscite a mandarla avanti lo stesso. Io non parlo mai di me stesso perché do per scontato di essere di fronte a persone intelligenti che quindi, se vogliono veramente sapere chi sono, se lo sanno che cercare. Però in questo caso devo fare un'eccezione perché attualmente lavoro per Telenor Digital, però tutto quello che sto per raccontare è successo come ultima cosa su cui ho lavorato quando ero a Opera Software. Per gli organizzatori, se ce ne sono, visto che non è più la mia società, ho dovuto chiedere permesso, quindi se vogliono ringraziare qualcuno devono ringraziare il signor Michael Link per avermi dato il permesso di parlare. Allora, di cosa parleremo? Vi descriverò come era fatta la vecchia infrastruttura di mail che avevamo, quali erano i problemi che avevamo con quell'infrastruttura, dove volevamo arrivare e come ci siamo arrivati. Allora, questa era la nostra infrastruttura di posta. Mi tocca scegliere una delle due lavagne. Scelgo quella perché è il colore più bellini. Mi dispiace, giratevi da questa. Allora, avevamo un MX inbound che riceveva tutta la posta d'ingresso e applicava questi tipi di virus, spam, usava... Oh, mi dispiace, devo portarmelo appresso. Usava FedTubank per tagliare eventuali tentativi di scansione delle caselle di posta e così via. Insomma, se un messaggio era così fortunato da passare il controllo a questo livello, allora questa macchina passava il messaggio a un, avevamo chiamato un mail router perché non era semplicemente un server SMTP, applicava anche delle un po' di cose magiche come iniettare degli header nei messaggi, cambiarne qualcuno, fare tutta una serie di cose carine, e poi alla fine mandava il messaggio o a sistemi interni oppure alle nostre caselle di posta elettronica normalmente, oppure per i messaggi che provenivano dall'interno mandarli fuori. In più avevamo quello che chiamavamo un MX outbound. Per cosa lo usavamo? Per tutti quei sistemi interni che dovevano mandare quantità di posta un po' più grandi del normale, prevalentemente all'esterno dell'organizzazione. E secondo voi perché abbiamo pensato di usare una macchina separata? Esatto, bravo, 10 punti di là. Sì, perché se qualcuno decideva che forse stavamo mandando troppa posta e ci avesse messo in blacklist, un conto era mettere in blacklist una macchina dedicata, un conto era mettere fuori linea il nostro server SMTP vero e proprio. Quindi. E poi c'erano delle diciamo, mappe di routing della posta, potremmo chiamarle così, che venivano sincronizzate da un server interno verso quelle due macchine. Ora, tutti i principi che c'erano su cui era costruita questa architettura erano di per sé sani. Però capite immediatamente che c'è qualcosa che non va. Più di qualcosa, in realtà. Comincio a dirvi che ognuna di quelle macchine era stata costruita usando inizialmente un pacchetto che si chiama iRedMail. Qualcuno lo conosce? Qualcuno lo conosce? Mahomet, anche lui. Allora, iRedMail in pratica è un pacchettone enorme che vi installa un server di posta con tutto quello che potete pensare che potrebbe servirvi, compresa la webmail, tutto. Quindi chi ha installato questa architettura all'inizio ha usato iRedMail per partire e poi ci ha costruito roba sopra. Dopo qualche anno, secondo voi, cosa ne è venuto fuori? Legacy, a nastro, perché non è che una sola persona configurava sta roba, quindi un po' di persone ci mettono le mani, ognuno per conto suo, il sistema invecchia, non viene aggiornato, potete immaginare.
single points of failure, ogni ruolo aveva una sola macchina. Se una macchina si rompe, si ferma quasi tutto, a parte l'outbound max. Se una di quelle macchine si ferma tutto. Non è bello. Ogni macchina è un fiocco di neve. Ogni macchina è evoluta per conto suo dopo essere stata configurata all'inizio. Quindi, se una di quelle macchine si fosse rotta in maniera irrecuperabile, bisognava ripristinare il servizio da un'altra parte, ma nessuno sapeva esattamente cosa metterci sopra. No. Configurazioni inconsistenti, perché l'abbiamo già detto. Interazioni inaspettate, perché IRedMail ha tirato dentro un sacco di software che non usavamo. Ne stacchi uno, funziona ancora tutto? Sì? No? Boh, proviamo. Comportamenti inaspettati, c'erano dei servizi come quello che usavamo per iniettare degli header o per fare delle, per riscrivere degli header, che dovevano partire insieme al sistema. Non ha mai funzionato, solo che quando riavvii una macchina, che è un pezzo singolo, e quel servizio non parte, non è che puoi stare lì, ma adesso provo a cambiare questo, vediamo se riparte, riavvio la macchina, no. C'hai un paio di persone attaccate qui, dicono, falla ripartire perché tutto è fermo, tu la fai ripartire, speri di aver sistemato le cose, poi tre mesi dopo riavvii la macchina, no. Vabbè. Che considerazioni possiamo fare? L'architettura non è che non avesse senso, cioè, le idee che c'erano per costruirla erano buone, però l'implementazione lo era meno, diciamo così. Ci vuole un pochino più di affidabilità, ci vuole la possibilità di ricreare una macchina se si schianta in maniera clamorosa, e ci vuole più consistenza nelle configurazioni. Ora, se guardate tutte queste cose, dove andiamo a parare come primo passo? Conto fino a 1, perché non ho tempo, poi lo dico. Configuration management. Mi dà un fastidio che non mi posso spostare, che c'è sto coso, sono un cane alla catena, mi sento. Vai, dai, sto qui. È che non ho le note, quindi... Vergogna. Protesterò con gli organizzatori. Volevamo arrivare a una architettura di questo genere, abbastanza simile a quella originaria, ma con qualcosa in più. Per esempio, il servizio dislocato in due posti diversi, possibilmente su reti diverse, garantire consistenza nelle configurazioni portando tutte le configurazioni su dei policy hubs, nel nostro caso, poi avere ogni macchina che si prende le informazioni e costruisce la sua propria configurazione a seconda del ruolo in maniera consistente. Insomma, aggiungere un po' di cose, ma come ci siamo arrivati? Lascio conto fino, poi devo cambiare. Come si fa a riprodurre un'architettura in due posti quando è fatta di fiocchi di neve? Qualcuno vuole provare a rispondere? Anche qui ho un secondo. Uno. La risposta è che non è quello che bisogna fare. Perché altrimenti, se riproduci quello che hai già, ti riporti appresso anche tutti i problemi che avevi già. Allora, prima cosa da portarsi a casa. Non è importante riprodurre le macchine, è importante riprodurre i comportamenti, le cose che vuoi che facciano. Come si può fare? Noi abbiamo fatto così. Abbiamo elencato tutto quello che volevamo riprodurre, i comportamenti che volevamo riprodurre per ogni ruolo, poi abbiamo scritto dei test per verificare quei comportamenti. Abbiamo eseguito quei test sulle macchine di produzione. Se il test passava, ok, a posto. Se non passava, due erano le cose. O il test era scritto male, oppure la macchina stava facendo qualcosa che noi pensavamo in un modo, invece non era in quel modo. Iterazioni varie per arrivare a un punto in cui tutti i test passano sulle macchine di produzione. Benissimo. Cosa ci abbiamo guadagnato? Ci abbiamo guadagnato che quando cominciamo a costruire le macchine nuove all'inizio per test, facciamo le configurazioni, le tiriamo su, li facciamo andare sopra quei test. Se i test non passano, vuol dire che qualcosa l'abbiamo fatta male. Ciclo, 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 fin quando non costruisci macchine che passano tutti i test. Ah, bene. Tutto qui? No. Secondo consiglio è
usare sia il proprio potenziale completamente che il potenziale della società. Io spero che abbiate colleghi, gente brava, insomma, io ne ho avuto e sono molto contento che sia successo. Non erano persone che potevano aiutarmi a fare il lavoro, proprio a scrivere codice di configuration management, perché avevano le loro belle cose da fare, però avevano tante buone indicazioni da dare, tanti buoni consigli, e vedremo fra qualche slide più avanti che alcuni di quei consigli sono stati di aiuto enorme. In ogni caso, anche se la vostra società non fa DevOps, ricordatevi di farlo voi, cioè non cominciate a disegnare, fare grandi piani per conto vostro, poi quando costruite tutto quello che dovete costruire, poi andate alla prova dei fatti e avete sbagliato qualcosa dall'inizio. Includete, nel mio caso erano persone di rete e specialisti in sicurezza da subito, giusto per non arrivare a costruire qualcosa che poi alla fine è un castello di carte, non è un'architettura ben fatta. Altra cosa, qua penso che toccherò qualche nervo scoperto, mi dispiace. Abbiamo detto, mettiamoci a riprodurre fiocchi di neve, quindi partite subito senza debiti tecnici. Usate versioni aggiornate del software, versioni aggiornate del sistema operativo, anche se quello comporta delle scelte per qualcuno poco piacevoli, come per esempio noi, passando da Debian Wheezy a Jesse, siamo dovuti passare da System 5 a System D. Qualcuno, ragazzi, fatevi una ragione, oppure rivedete i vostri piani, ma insomma, non cercate scuse per ripartire con la roba vecchia, partite con roba nuova, sennò poi la pagate. Il fatto che dobbiate ripartire senza debito tecnico non vuol dire che dovete buttare via tutto, perché certe volte le configurazioni che state usando sono state fatte attraverso, risolvendo dei problemi che all'inizio non erano stati visti. Se buttate via tutto indiscriminatamente, probabilmente rifarete molti degli errori che altri hanno già fatto e hanno già sistemato. Quindi capite dov'è che ha senso tenervi quello che avete. E non prendete scorciatoie, dovete usare il configuration management, usatelo dall'inizio. Non cominciate a fare roba ai lati, perché se poi quella roba che fate fuori dal configuration management cresce troppo, ottenete qualcosa che non è più riproducibile, siete nuovamente al punto di partenza. Ancora, questo prende due slide, ma è una cosa abbastanza importante. Abbiamo detto che avevamo tre ruoli, ognuno era un po' diverso dagli altri, però le operazioni ad alto livello erano le stesse. Cioè c'erano pacchetti da installare, c'erano dei servizi che dovevano essere in esecuzione o no, e soprattutto cambiamenti della configurazione dovevano essere rilevati e doveva esserci una reazione, per esempio riavviare il servizio o ricaricare la configurazione del servizio. Nei dettagli erano tutti un po' diversi per ciascun ruolo, ma queste macro operazioni erano le stesse. Allora, visto che erano le stesse, ha senso o crearsi dei mattoncini generici che si possono utilizzare per tutti i ruoli, oppure, se ci sono, utilizzare librerie o framework che sono già pronti da usare, per cui non dovete riscrivere per conto vostro. Chiaramente scrivervi voi i mattoncini o imparare a usare un framework o una libreria prende tempo, non preoccupatevi all'inizio, lo recuperate andando avanti. Bisogna, altro consiglio, essere pigri sulle cose che sono simili e furbi quando ci sono differenze. Per esempio, c'era Postfix che girava su tutte e tre le macchine, su tutte e tre le macchine. La configurazione era leggermente diversa su ogni ruolo. Lì aveva senso per la configurazione usare dei template. Questo è un caso generale. Quando ci sono delle configurazioni che sono abbastanza simili e poi cambiano magari dei piccoli dettagli come degli indirizzi IP o dei blocchi che vanno qui e non lì, conviene usare dei template, perché se usate file separati finisce che poi anche quelli vanno fuori sincrono e siete da capo. D'altra parte, usare file di configurazione piatti piatti
conviene farlo quando un servizio è unico. Per esempio, l'antispam girava solo sul front-end, non girava da altre parti. Mettersi a fare cose complicate come template, cose del genere, su quello senso non ne aveva. Quindi cercate di capire dov'è che vi conviene usare dei template e dove vi conviene invece usare dei file piatti, che almeno quando lo guardate sul vostro, sul repository da qualche parte, sapete cosa sta andando fuori e avete anche un'idea quindi di come deve funzionare il servizio se leggete la configurazione. Ora, avevamo tre ruoli, eravamo tre persone, potevamo essenzialmente agire in due modi diversi, forse anche di più. Poteva prendersi ognuno un ruolo, io mi faccio l'MX, tu ti fai il router, tu ti fai l'outbound MX, oppure potevamo cercare di lavorare tutti insieme su uno e poi prendere i ruoli uno per volta. Abbiamo scelto questa seconda possibilità perché, abbiamo detto prima, c'erano delle macro operazioni che erano sempre le stesse, generiche. Quindi siamo divisi il lavoro in tre, ognuno si dedicava a quelle, a un certo numero di macro operazioni, ognuno scriveva i suoi mattoncini o metteva insieme quelli che già esistevano. Quindi ci abbiamo messo un pochino per fare la prima, ma quando poi siamo arrivati a fare l'outbound MX e il router, sapevamo già più o meno tutto. Quindi tutto il tempo che abbiamo impiegato a costruirci i mattoncini nostri, tutto quello che abbiamo impiegato a imparare il framework e così via, abbiamo recuperato molto in fretta, però abbiamo dovuto scrivere gli altri due pezzi. E poi costruisci, prova, falliscono i test, riprova. Si arriva al momento che sembra tutto pronto, bisogna provare col traffico di produzione. Ora, sostituire subito la produzione esistente con qualcosa che non era completamente testato, chi di voi l'avrebbe fatto? Beh, io non me la sentivo, no? Eccolo lì. Vabbè, tu sei un caso clinico. No? Siamo stati colleghi per un mese, ma ho imparato molto. Sì, è un pochino come dover cambiare le ruote a una macchina che sta andando, cioè è possibile, però. Allora, prima vi ho detto che non bisogna andare a fare la guerra da soli, bisogna usare anche i propri colleghi, la conoscenza dei propri colleghi, perché non abbiamo la scienza infusa, per fortuna. Questo è stato uno di quei casi in cui un'idea, un consiglio di un collega è tornato estremamente utile. Stavamo parlando a pranzo e mi fa: sai, esiste una cosa in IP Table che si chiama Weighted Connections. Tu in pratica scegli una percentuale e quello a caso ti scegli un certo numero di connessioni, per esempio 1%, 1 per 1000, ti marca quelle connessioni, più o meno a caso, ma con quella percentuale, e ci puoi fare quello che vuoi. Ah, benissimo. Quindi, sul MX inbound abbiamo messo queste weighted connections, quindi alcune connessioni che entravano in porta 25 venivano rigirate verso il nuovo MX. Su quello le connessioni che entravano in porta 25 venivano marcate, così i pacchetti di risposta tornavano indietro per la stessa strada. Un client non si poteva rendere conto che c'era un'altra macchina dietro, non quella con cui credeva di parlare. Se uno proprio voleva, guardava dietro della mail, se ne accorgeva. Era completamente trasparente, ma soprattutto questo ci permetteva di testare con inizialmente piccole quantità di messaggi, beccare degli errori che avevamo fatto perché ce n'erano ancora, sistemare, provare ancora, incrementare sempre di più. Quando siamo arrivati a più o meno il 50% di messaggi sull'infrastruttura nuova, abbiamo capito che forse ce la potevamo tentare. Quindi tutto a posto. C'è un altro problema da risolvere prima. Avevamo due tipi di configurazioni. Una erano le configurazioni vere e proprie, facevano parte delle nostre policy di configuration management, ed erano gestite da tre persone sostanzialmente, tre persone più o meno dedicate. Avevamo i nostri modi di lavorare, le nostre procedure e così via. Quelle mappe di routing di cui abbiamo parlato, routing della posta, ben inteso, erano gestite da molta più gente e in diverse parti del pianeta.
perché ogni volta che veniva aggiunto un utente bisognava aggiungerlo anche lì, ogni volta che un utente veniva tolto, andava tolto dalle mappe, rimandare fuori tutto. Ora, piccolo problema, dobbiamo spostare anche quelle mappe nel repository delle policy, perché in effetti fanno parte della configurazione anche quelle, oppure dobbiamo tenerle separate? Non era una domanda semplice da rispondere, almeno non so se riuscite a intuire quale poteva essere il problema, noi ci siamo subito resi conto che lo era. E abbiamo deciso di fare più o meno come si fa in un centro di controllo, dove come vedete qua c'è un chirurgo, ognuno ha un suo ruolo, ognuno deve badare alle sue cose e poi si lavora in coordinamento, giusto? Devo star vicino a quell'arnese. Oh, noi ci siamo chiesti chi è che deve modificare le configurazioni del routing. Un sacco di gente che non fa configuration management. Se portiamo quelle informazioni insieme alle policy, cosa succede? Che molte di quelle persone probabilmente avranno paura, oppure magari faranno delle cose che pensano giuste e romperanno tutto. Comunque sarà un sacco di lavoro in più per noi che siamo solo tre. Non ce lo possiamo permettere, quindi dobbiamo trovare un modo di tenere le due cose separate e mandarle fuori, fare il deployment in maniera separata. E questo è il modo in cui l'abbiamo fatto, e nuovamente, mentre avevamo in piedi ancora la produzione esistente e quella nuova. Prima eravamo così, avevamo le mappe di routing su una macchina interna e le mandavamo solo sulle due macchine che le utilizzavano. Ora invece abbiamo usato lo stesso programma, cambiandolo leggermente perché mandasse alle macchine esistenti e anche ai policy hub, mandava queste informazioni in una directory separata e poi ogni macchina si tirava dentro le configurazioni e le mappe di routing e decideva che cosa fare, nuovamente in maniera consistente con il ruolo che quella macchina aveva. Quindi anche in questo caso siamo stati in grado di fare un passaggio progressivo dalla vecchia situazione a quella nuova. Finché la vecchia produzione è stata spenta. E che non era tutto perfetto, perché noi abbiamo scritto dei test. I test sono anche passati, però alla fine non è che questo ci dava la sicurezza o la certezza che le cose funzionavano come dovevano funzionare. Sapevamo che quello che abbiamo testato funzionava come doveva funzionare. Sono state scoperte poi in esercizio delle cose che in realtà non funzionavano come dovevano. È un grosso problema. Dipende da quanto è grosso. Il fatto è che adesso, sì, ok, abbiamo fatto ancora qualche porcata, ma adesso avevamo tutto quello che serviva per mandare fuori le fix e farlo molto rapidamente, in maniera consistente su tutte le macchine. Usando CF Engine abbiamo dei cicli di controllo di 5 minuti, per cui una volta che buttavi fuori una configurazione, in media 2 minuti e mezzo, e quella configurazione era dappertutto. Quindi non era una tragedia terribile scoprire che c'era qualcosa di rotto. E anche in caso di un evento avverso, come per esempio uno dei mail router che se ne andava via, era comunque possibile sistemare temporaneamente la cosa per darsi il tempo di poi intervenire, per esempio per ricostruirlo da capo. Questo era rapido perché abbiamo detto che stavamo usando configuration management da zero. Per esempio, all'inizio abbiamo detto che ogni inbound MX manda a un preciso mail router. Se uno dei due si rompe, puoi entro 5 minuti redirigere tutto il traffico su uno solo, ti ricostruisci l'altro e poi rimetti le cose a posto. Quindi anziché dover piangere e cercare di capire come ricostruirlo e come ripristinare il servizio praticamente non ha interruzione. Concludendo, siamo partiti da un'architettura con buone fondamenta ma troppo piena di problemi per essere accettabile. Abbiamo fatta crescere fatta diventare un'architettura più resiliente, più distribuita e più scalabile. Abbiamo preso in prestito per farlo
tecniche dal sviluppo test driven, agile, DevOps, collaborazione in generale. Non abbiamo fatto un lavoro perfetto da subito, ma almeno abbiamo messo su i sistemi che ci permettevano di sistemare rapidamente le cose lungo il cammino. Ma la buona notizia per voi è che se l'abbiamo fatto noi potete farlo anche voi, anche se, ripeto, la vostra società non dovesse seguire pratiche DevOps. Questo è più o meno tutto. Se avete domande...